Bene, parliamo in questo capitolo di un gruppo di diaspori chimici, i diaspori brecciati. Si tratta di un gruppo un pelino complesso e poco studiato. Vediamo di capire le dinamiche che sono alla base della formazione di questi diaspori. Come abbiamo già visto, i diaspori chimici sono quei diaspori che si originano per precipitazione diretta, per distinguerli da quelli dai primi tre gruppi della classificazione in cui il diaspro si origina per trasformazione di opale di origine organica nel primo caso, di vetri vulcanici nel secondo caso e su materiali organici e fossilizzati come legno e altre osso e altri materiali. Quindi precipitazione chimica all'interno di cavità. Abbiamo classificato i diaspori chimici in quattro gruppi, di cui in realtà il gruppo dei diaspori laminati è il gruppo generico, diciamo che tutti i diaspori sono laminati. I diaspori agata sono un piccolo gruppo un po' strano al confine fra il diaspro e l'agata, che vedremo nel prossimo capitolo. E i diaspori orbati e i diaspori brecciati sono due varietà di diaspori laminati, che però hanno delle strutture talmente evidenti che abbiamo deciso di analizzare in maniera separata, e sono fenomeni secondari, cioè sia la formazione dei cerchi sia la frattorazione agiscono su dei diaspori che precedentemente erano diaspori laminati. Ecco, questi sono alcuni esempi di diaspori brecciati. Praticamente qualunque tipo di diaspro può diventare brecciato, anche se non è chimico in origine. Abbiamo dei diaspori abissali che frequentemente diventano brecciati. Questa è una radiolarite, una diaspora radiolitica, addirittura alcune tandere che a volte brecciano all'interno. I tronchi silicizzati possono dare una struttura brecciata. E quindi il termine brecciato è un termine descrittivo più che genetico. In realtà, da un punto di vista genetico, classifichiamo come diaspori brecciati appunto dei diaspori chimici, generalmente nodulari, o comunque che riempiono delle cavità e che hanno delle strutture brecciate senza nessuna influenza con la roccia esterna, cioè la fratturazione dipende da fenomeni interni al nodulo. Anche questi probabilmente hanno un'origine simile, però diciamo che l'analisi la faremo soprattutto su questi alcuni campioni di diaspori abissali. Alcuni diaspori hanno delle fratture, quindi sono tecnicamente brecciati, cioè fratturati, però le fratture sono riempite da diaspori. Nei casi precedenti, tutti questi campioni che abbiamo visto, le fratture sono riempite da calcedonio o da quarzo microcristallino. In questi due soli casi abbiamo che le fratture sono riempite da diaspro. I diaspori massivi abbiamo visto che sono dei diaspori caratterizzati da questo pattern è fratturato, quindi è intrinseco nella definizione che un diaspro massivo sia fratturato. Le fratture generalmente sono poco beanti, cioè non c'è spazio per far entrare materiale all'interno, però se c'è è riempito da diaspro, mai da calcedonio. E abbiamo visto alcuni campioni, per la verità non molto frequenti, nei diaspori orbati e nei diaspori chimici laminati, che hanno fratture verticali che abbiamo ipotizzato siano da carico, che sono riempite a volte, quando c'è spazio, diciamo, per riempirle, da diaspro. Questi due fenomeni sono fenomeni di fratturazione precoce e durante la formazione del diaspro, cioè non c'è nessun cambiamento nella geochimica del contesto, del nodulo, della cavità. Per cui non c'è un cambio chimico né di pH, per cui cristallizzi calcedonio. Abbiamo continuazione della produzione di diaspro. Quindi sono due fenomeni precoci. Nel caso più generale abbiamo invece il calcedonio. Questi sono due diaspori abissali brecciati. Abbiamo detto che diaspori abissali sono frequentemente brecciati. Vediamo che c'è una fina laminazione primaria nella parte rossa, anche qui abbiamo laminazione. Il diaspro però quando si è brecciato era già duro, infatti vediamo che questo diaspro era stato piegato e la fratturazione è successiva alla piega. Il dislocamento dei clasti è poco, infatti vediamo che questi straterelli neri,
mantengono la loro continuità e il colore era chiaramente precedente alla fratturazione, non sono stati mischiati, diciamo, disturbati. Semplicemente c'è la frattura e un movimento molto piccolo. Allora, vediamo di ripassare un attimo che tipo di fratture abbiamo visto fino adesso per cercare di confrontarle con queste fratture. Abbiamo visto una delle fratture più comuni, sono le fratture da dissecamento a forma di V, cioè come nei fanghi, questo è un fango e una pozzanghera, e la perdita di volume provoca un'apertura di una frattura che è più aperta nella parte superiore, dove l'essiccamento inizia, cioè dove comincia a propagarsi la frattura. Questa frattura va verso il basso, dove si mantiene la zona un po' più umida e l'essiccamento è più lento. Poi abbiamo visto le fratture da carico, che hanno la caratteristica di essere verticali e parallele, numerose parallele fra loro, e in alcuni casi abbiamo visto che possono essere beanti e dar modo del diasporo di entrare dentro, e in questo caso abbiamo supposto ci sia stata della dissoluzione per creare questo spazio, perché altrimenti non sapremmo dove andare a prendere. Allora, queste fratture di questi diaspori abissali o di altri diaspori che vedremo, che tipo di fratture sono? Beh, senza ombra di dubbio sono fratture da dissoluzione, perché lo spazio creato è moltissimo, la dislocazione è poca, e adesso vediamo in dettaglio come possiamo analizzare queste fratture. Allora, i clasti restano in posto, la dislocazione abbiamo detto è poco, quindi non c'è tettonica perché abbiamo visto che questi depositi sono soggetti a carico, siamo in catena, siamo in una sequenza sedimentaria, quindi non c'è modo di spostare i clasti, soprattutto quando lo spostamento è verso l'alto. Nemmeno è possibile la contrazione di seccamento, in parte perché non abbiamo le tipiche forme a V, ma anche perché, anche nel caso di seccamento, dovremmo avere intanto un'orientazione del disseccamento e poi lo spostamento dei clasti verso l'alto, cioè questa frattura come si riempie, cioè come fa questo clasto a venire spinto verso l'alto se c'è sopra un peso. Questo è impossibile. Quindi non sono né da carico né da disseccamento. Le fratture sono perpendicolari o parallele alla laminazione. Vediamo che le fratture, in questo caso, fratture molto grosse, sono fratture verticali, però ci sono molte fratturine, anche di piccolissime dimensioni, che sono parallele, concordanti con la laminazione primaria. Tutti gli spazi sono riempiti da calcedonio, e il fatto che tutte le brecce e i diaspori brecciati siano riempiti da calcedonio ci fa sospettare che proprio il calcedonio sia il responsabile di questa dissoluzione. Cioè che il calcedonio in qualche maniera vada a dissolvere e a sostituire il diaspro. Andiamo a vedere. Bene, proviamo a paragonare questi diaspri, cioè il pattern di fratturazione, con altri pattern di fratturazione in altri modi. Abbiamo preso una septaria, che è una classica concrezione, generalmente carbonatica, però qui abbiamo analizzato una septaria silicea per restare, diciamo, nello stesso genere di materiale. La septaria silicea ha una fratturazione tutta dentro al nodulo, cioè la superficie esterna non viene interessata da fratture, denotando un indurimento nella parte esterna precoce. Cioè, questa disidratazione comincia fuori e lascia dentro una parte ancora molla, fangosa, con una certa quantità d'acqua, che poi piano piano, a un ritmo più basso, viene comunque persa, creando una perdita di volume e l'apertura delle fratture, tutto all'interno del nodo. Queste fratture verranno riempite da una soluzione successiva che precipita in genere calcite, in questo caso è quarzo microcristallino. Nei diaspri, come abbiamo visto, questo è un diaspro imperiale, ci sono questi cerchi che spesso vengono fratturati. Vengono fratturati anche qui dall'esterno, cioè la prima parte che si rigidisce, con le fratture da dissecamento verso l'interno. Però la fratturazione di questi cerchi ha
ha una frattura più minuta, più come l'opale, perché infatti sappiamo che il diaspro è un tipo di opale, cioè una varietà di silice che ha un precursore, un protodiaspro che è molto vicino chimicamente e fisicamente all'opale. Quindi ha delle proprietà fisiche simili all'opale. Questo. Anche se abbiamo visto che il disseccamento avviene con lo stesso pattern dall'esterno del nodulo, della concrezione verso l'interno. Questo nodulo piccolo, questo non è un caso comune, però può avvenire se i noduli sono molto piccoli. E se si indurisce in maniera completa, diciamo che non resta una parte morbida all'interno, è tutta crosta, come se fosse un piccolo pane, ecco, a questo punto le fratture non vengono da dentro perché mancava, come abbiamo detto, la parte plastica, la parte con una riserva idrica, e le fratture vengono da fuori, come se ci fosse comunque una discompensazione chimica per cui questo calcedonio che entra nelle fratture è responsabile di una perdita di volume del diaspro. Ecco, le fratturazioni tipo septarie esistono nei diaspori, non è che non esistono, ma sono in genere rare e localizzate a certe porzioni del diaspro. Quindi evidentemente alcune aree possono mantenere una certa plasticità, un aspetto, diciamo, che possiamo chiamare fangoso, però non sono la norma. Quindi questo è una prova che non è che il diaspro abbia un comportamento diverso da quello delle concrezioni di tipo settare. Cioè anche il diaspro, se si verificano le condizioni, può fratturare in maniera tipo settare. Quindi, se abbiamo una fratturazione diversa, vuol dire che il materiale di partenza è diverso. Quindi, abbiamo visto che i cerchi si induriscono dall'esterno verso l'interno e l'indurimento del diaspro avviene dall'interno verso l'esterno, cioè un cerchio alla volta. In questo campione, abbiamo già visto nel capitolo precedente, ci sono due generazioni di cerchi, una con fratturazione e una senza. Quindi, ci sono certe condizioni di umidità o di chimismo per cui la fratturazione viene indotta. E anche in questo caso le fratture sono riempite da calcedonio, anche se è una fase precoce, diciamo all'interno di un nodulo che successivamente ha creato dei cerchi senza fratturazione, però gli spazi vengono riempiti da calcedonio. Allora, abbiamo detto che c'è risoluzione. Qui vediamo due campioni che probabilmente mi indicano due fasi di questa fratturazione più risoluzione. La fratturazione avviene, come abbiamo visto, nei cerchi, con le fratture che partono dalla parte interna e vanno verso fuori, quindi la perdita di liquido è nella parte interna e l'indurimento comincia verso fuori. Stesso pattern che abbiamo visto nelle settarie, però queste mezze lune. Se gli spazi delle fratture vengono diciamo corrosi, le fratture si aprono sempre di più e vengono riempite da calcedonio, queste mezzelune cominciano a separarsi, come è il caso di questo diaspro della California, è un diaspro nodulare. Vediamo che la quantità di quarzo microcristallino o calcedonio che costituisce questa porzione bianca è molto alta in questo diaspro e vediamo che le strutture che qui chiaramente sono cerchi, qui già hanno un aspetto più brecciato e a fatica riconosciamo una competenza di questi anelli. Chiaramente se il processo continua, questi clasti cominciano a staccarsi e già non riconosceremo più la struttura a cerchi. Se vediamo il nodulo intero, è chiaro che c'è una struttura nodulare con dei cerchi concentrici e diciamo che questa è un'alterazione, un processo di brecciamento e alterazione, cioè passaggio da diaspora a calcedonio, successivo alla quella della formazione del diaspora. Questo è un altro nodulo dello stesso deposito, vediamo che la struttura è
a cerchi concentrici evidente, però tutti gli spazi, i piani di debolezza vengono riempiti da calcedonia. Un altro materiale simile, sempre della California, chiamato chapinite, un diaspro molto bello con dei bei colori, e a meno che non abbiamo un campione intero come questo, dove si vedono la geometria del nodo nel suo complesso, questo in genere è considerato un diaspro brecciato. Infatti, qui riconosciamo delle strutture più o meno concentriche, però già la quantità di calcedonia è così alta che si fa fatica a riconoscere in questo un diaspro. Ecco, questo è un altro campione. Vediamo che si tratta di un nodulo riempito solo parzialmente. Questa è la superficie superiore libera. Questa era la zona dove si creavano i cerchi, e poi questi cerchi si sono fratturati, è entrato il calcedonio. Questo è un altro campione dello stesso materiale. Vediamo che c'è la fusione di più noduli, e addirittura ci sono delle zone muschiate dove c'è una porzione di calcedonio abbondante dove ci sono dei muschi dentro. Se il campione fosse, diciamo, indisturbato, è un mezzo nodulo riempito parzialmente con una struttura laminare come gli aspri chimici che abbiamo visto. Quindi non tutto il deposito è abbrecciato, perché abbiamo qui, diciamo, un campione di quello che era il diaspro prima della fratturazione. Ecco, un diaspro italiano molto famoso, perché era usato nel 1500 per scopi ornamentali, è il diaspro fiorito di Sicilia. Questo è un diaspro rosso molto bello, si trova in noduli. Questi noduli possono essere rotondeggianti, ma nella maggior parte dei casi sono molto allungati, molto allargati, piatti, e possono entrare in coalescenza per formare di strati continui molto lunghi, come è il caso di questa tavola che è ancora esposta nel patio dell'opificio delle pietre dure di Firenze, ed è una lastra di 4-5 metri di larghezza tagliata in maniera trasversale su un gruppo di noduli unificati, dove già non vediamo più la struttura nodulare, però in questo campione per esempio vediamo ancora la struttura nodulare e le strutture fratture concentriche come nel campione che abbiamo visto prima della California. Ecco, quando il campione è più grande si perde un po' l'orientazione della geometria, e quello che si vede è un diaspro brecciato, dove la componente del calcedonio è abbastanza importante, qui potrebbe essere vicino al 40-50%. Questo è un altro materiale, sempre di Sicilia, però a un altro livello, si chiama diaspro giallo. E vediamo che nei campioni di piccole dimensioni la struttura brecciata è chiaramente asettaria. Ah, ci sono le fratture nella parte centrale, la parte del bordo ha un indurimento precoce. Però questo è il campione che abbiamo visto prima. Quando sono molto piccoli, abbiamo visto che possono essere soggetti a un indurimento completo, e quindi le fratture partono dall'esterno. Nei campioni più grandi, e nei campioni dove l'alterazione, diciamo, del diaspro, la precipitazione calcedonica è più intensa, vediamo che il diaspro ha avuto una dissoluzione più profonda, e già si fa fatica a riconoscere in questo un nodulo di diaspro, perché appunto le strutture, le pieghe del diaspro sono più complesse. Se analizziamo in dettaglio, a piccola scala, le strutture di questo diaspro, possiamo vedere che in questo campione, per esempio, abbiamo dei diaspri fratturati con il calcedonio che entra nelle fratture. Le fratture possono essere a scala più grossa o a scala più piccolina, finché ci sono proprio delle vere microinfiltrazioni in microfratturine dentro il diaspro. Poi ci sono però dei diaspri dove vediamo che queste isole, diciamo, questi clasti di diaspro, subiscono una importante alterazione. Vediamo delle zone più gialle, che hanno più un aspetto compatto tipo diaspro, e delle zone un po' più scure dove il calcedonio entra in maniera, infiltrandosi in maniera molto, molto diffusa, e trasforma proprio il diaspro in una sorta di muschio, dove c'è una componente di calcedonio importante. Quindi da diaspro puro, come in queste zone che vediamo qua da un altro colore, si trasforma un diaspro con aspetto muschioso.
Questo è un altro campione dove vediamo che ormai Calcedonio è probabilmente dominante e tutto il diaspora ha questo aspetto muschioso. Ecco, un prodotto finale di questo processo di alterazione del diaspora potrebbe essere, questo è un campione da località sconosciuta, però non è un diaspora di Sicilia, a primo avviso ha tutti gli effetti è un'agata muschiata. È trasparente e ha questi muschi, diciamo, che galleggiano nel calcedonio, però un esame attento è chiaramente un diaspro che ha subito l'alterazione dei clasti. Qui vediamo delle strutture residue della frammentazione dei clasti, e quindi questo potrebbe essere, diciamo, la morte del diaspro. Non un'agata muschiata, ma bensì un diaspro molto trasformato in calcedonio. Ecco, le stesse strutture si possono vedere in un materiale famoso negli Stati Uniti, lo Stone Canyon, diaspro della California, che ha delle strutture molto simili, anche questo è nodulare, però può dare dei banchi molto estesi. Il diaspro in certi campioni è il 30% o anche meno di tutta la roccia, per cui chiamarlo diaspro in certi casi è un po' azzardato. Questo è un diaspro agata e non sarebbe nemmeno scorretto chiamarlo calcedonio. Comunque le strutture sono le stesse che abbiamo visto nel diaspro di Sicilia. C'è una località, Cayucos, dove è caratteristico questo diaspro bresciato, è caratterizzato da queste strutture a fratture un po' cerchiate, dove ci sono dei clasti con queste strutture strane, e anche qui vediamo delle zone di diaspro più compatto e delle zone dove il diaspro passa a un materiale più muschioso. Ecco, nella zona di Stony Creek si trovano i materiali più alterati, diciamo, e è evidente come questo campione, la componente di calcedonio sia altissima e tutto il diaspro sia stato, diciamo, trasformato in questa specie di muschio. Anche qui vediamo che i diaspri, quando sono noduli di piccole dimensioni, sono con fratturazione tipo settario. E anche qui, come nel caso del diaspro di Sicilia, vediamo che possiamo avere clasti di diaspro vero e proprio, con una fratturazione più o meno intensa, diminuta, e poi si passa a delle strutture proprio tipo muschio. Questo è un altro diaspro molto famoso, Burro Creek, Arizona. Questo è un altro campione, sempre della stessa località, dove vediamo che possono essere anche molto ben colorati. E qui vediamo come poteva, diciamo, sembrare il campione, perché si vede qual era la struttura della forma iniziale del nodulo, solo parzialmente riempito, e poi la brecciazione ha indotto, diciamo, dei movimenti interni con scivolamento di questi clasti, per cui abbiamo che si associano fenomeni di fratturazione fragile del diaspro a fenomeni di scivolamento e piegamento del diaspro, che mi indica che il materiale non era del tutto rigido. Ecco, questo è un altro famoso diaspro brecciato, la Stefonite del Wyoming, molto bello, e vediamo che le isole sono delimitate, le isole di diaspro, da una minuta intreccio di fratturine molto piccole, che ricordano più la fratturazione dell'opale che quella del diaspro, e sono piccole fratture che si dipartono dalle fratture principali e tendono a entrare dentro questi frammenti di diaspro. Questo è un altro materiale molto bello, sangria, diaspro sangria del Messico, è una vena del Crazy Lace, e vediamo che un diaspro che sicuramente aveva una stratificazione primaria è stato completamente brecciato, e il calcedonio ha prodotto delle intercalazioni così importanti da diventare poi bandate, quindi diciamo si sta trasformando in agata bandata questo diaspro. Questo è un altro diaspro da località sconosciuta, vediamo queste strutture brecciate che però hanno ancora, lasciano
delle strutture primarie che probabilmente erano da tutta l'idea che potesse essere un diaspro riolitico di quelli con le strutture orbicolari, tipo un riolite a Bersei, quelle con i cerchi, e questi cerchi vengono fratturati e frammentati. Questo è un altro diaspro molto tipico. Vediamo che il diaspro è tipicamente nodulare e la fratturazione in questo caso parte dall'esterno, cioè quel fenomeno in cui il nodulo, diciamo in qualche maniera, mancava la zona interna morbida, cioè tutte le fratture partono da fuori. Questa è un'altra breccia, un altro diaspro brecciato che però nella maggior parte dei casi viene chiamata agata perché la quantità di calcedonio è così abbondante, però chiaramente vediamo residui dei frammenti di diaspri e la maggior parte dei frammenti però sono trasformati in un materiale che ha più l'aspetto di muschi che quello di diaspro. Ecco, la fratturazione per dissoluzione avviene anche evidentemente nei diaspri laminati e lasciando in certi campioni, lasciando evidenze della struttura primaria laminata del diaspro. Vediamo che qui c'è una porzione dove il diaspro si è mantenuto compatto e poi dove diciamo la dissoluzione è più importante, le lamine si sono separate fra loro, addirittura si vede a volte le lamine sono fini, 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 sono spezzate regolarmente da fratture più o meno verticali e questa separazione di lamina dà un aspetto molto curioso, dove il calcedonio si infiltra nei giunti fra le lamine. Ecco, il processo può avanzare in maniera drastica. In questo materiale molto famoso, la Awardite del Nevada, questo è un tipo di diaspro molto quotato, molto bello per questi colori incredibili, e vediamo che anche qui ci sono residui di una struttura laminata primaria e tutta una fratturazione verticale perpendicolare alla laminazione, per cui il calcedonio entra in tutte queste strutture. Un altro materiale brecciato, il lavic seeding della zona di Barstow, California, e vediamo che anche qui si intuisce una laminazione primaria, però la forma del diaspro è molto convoluta e questo è un campione dove la laminazione è coerente, è rimasta stabile, vediamo che era un diaspro laminato molto bello. Fratturazione per dissoluzione la possiamo avere anche in un tronco fossile, questo è un tronco del Wyoming e vediamo che i giunti di debolezza dove si infiltra il calcedonio sono in questo caso gli anelli di crescita del tronco e ogni anello agisce come nelle lamine dei diaspri che abbiamo visto prima, lasciando penetrare il calcedonio all'interno. Questo è un altro campione di un tronco fossile dell'Oregon, del Crooked River, e in questo caso l'alterazione del tronco è così spinta, per cui questo viene chiamato un limb cast, cioè non c'è nessuna evidenza delle strutture primarie del tronco fossile. Ecco, vediamo come possiamo ricostruire il processo che passa il diaspro brecciato al diaspro, cioè il diaspro laminato chimico al diaspro brecciato. Cioè i giunti fra le lamine sono questi, sono dei giunti che hanno una maggiore porosità e quindi l'acqua si può infiltrare più rapidamente in questi allineamenti e anche nelle sottili spazi fra le fratture verticali che sono comuni a questi diaspri. E quindi mano a mano che entra nuova soluzione discioglie il diaspro e crea degli spazi più grossi dove far precipitare il calcedonio. Si tratta di un processo fisico e non chimico, non esiste una forza in natura che possa sbriciolare un diaspro in questa maniera, è una delle rocce più dure che esistono, è sempre stata usata dall'uomo primitivo per produrre asce e suppellettili e
e chiunque ha cercato o ha lavorato con diaspori, tagliandoli e lucidandoli, sa che anche con le forze più estreme è impossibile sbriciolare un diaspro. Quindi è un processo chimico. Ecco, vediamo come si possono analizzare le fratture di questi diaspori. Queste fratture hanno un andamento frattale, cioè ci sono delle fratture di ordine più grandi, più larghe e più lunghe, dalle quali si ripartono delle fratture di un ordine inferiore, dalle quali si ripartono ancora delle fratture più piccole e poi questo via dicendo. Quindi, come la crescita di un albero, abbiamo, diciamo, ordini di fratture. Questo è un tipo di crescita frattale che spiega tutti i fenomeni che si propagano, cioè la fratturazione non è avvenuta tutti insieme, ma è avvenuta per gradi. Cioè, quando questa frattura di ordine, diciamo 1, si è propagata, questa ancora non esisteva. Quando ha iniziato a crescere questa ha continuato a crescere, per cui questa diventa sempre più grande e questa non diventerà mai grande come questa. Quando poi comincia quella di ordine 3, ancora l'ordine 1 e l'ordine 2 continuano a crescere. Quindi, questa è la propagazione delle fratture. Ma perché si mantengono gli spigoli vivi? Se noi mettessimo in una soluzione, che ne so, dei cubetti di ghiaccio in acqua calda, questi si arrotondano, per cui per mantenere gli spigoli vivi per dissoluzione, diciamo perché non si arrotonda questo clasto, dobbiamo immaginare un processo differente. Ecco, questo è uno schema di come potrebbe essere la formazione dei clasti nei diaspori brecciati. Abbiamo all'inizio una piccola fessura che drena la soluzione nella stagione umida. Questo è un diaspora solido, quindi già rigido, però dove la soluzione viene drenata, sia per essere alcali silici, sia un ammorbidimento del diaspora e questa zona diciamo, si liquefa e si apre la frattura. Quindi una parte del diaspora può essere drenata e quando riprecipita. Siccome siamo nelle condizioni di pH del calcedonio e non del diaspro, precipita calcedonio. Cioè, questo è un processo che, se fossimo nelle condizioni di stabilità del diaspro, si crea una frattura e riprecipita il diaspro nella stagione secca, quindi stagione umida e stagione secca. Però lo scioglimento avviene in condizioni diverse da quelle dove si sono formate. Quindi si scioglie il diaspro e precipita calcedonio. Quando il processo si ripete, abbiamo che la reazione alcali silice si propaga, si espande e la frattura più grossa può creare delle fratture secondarie. E ancora si crea le fratture di secondo ordine. Quindi la frattura in nessun momento resta vuota, perché nel momento che disciolgo il diaspro precipito immediatamente calcedonio. Quindi resta piena, resta dura, cioè tutto il processo avviene alla superficie fra diaspro e calcedonio e questi spigoli restano vivi. Ed è questo il perché la fratturazione avviene in maniera continua, in maniera frattale. Questo tipo di processo ricorda in qualche maniera il cosiddetto cancro del cemento. Il cancro del cemento è un fenomeno molto conosciuto dagli operatori edilizi, in cui il cemento, che contiene una parte di quarzo, cioè le sabbie che per fare il cemento sono in genere quarzose, in presenza di alcali, generalmente sodio o potassio, può essere per esempio il sale che si mette in inverno per evitare di ghiacciare l'acqua. Ecco, la reazione alcalina silice assorbe acqua e scioglie la parte silicea e crea questo pattern di fratturazione del cemento. Questo viene chiamato cancro del cemento, è molto importante nei ponti, nelle autostrade, in zone che in inverno gelano perché appunto viene usato il sale per sciogliere il ghiaccio. E vediamo che il pattern di fratturazione in qualche maniera può ricordare quello che è la fratturazione dei diaspori brecciati.
Ecco, quindi abbiamo visto la dissoluzione dei diaspori. Dissoluzione l'avevamo già vista parlando dei Tandereg, quando abbiamo notato che certi Tandereg hanno degli spazi vuoti all'interno così grandi che ci doveva essere stata una dissoluzione. E abbiamo visto che i geodi di tipo Coconut sono appunto la dissoluzione del diaspro che lascia la cavità vuota che viene poi riempita da quarzo. Abbiamo visto dissoluzione in alcuni campioni di diaspori urbati che hanno fratture beanti, dove cioè queste fratture si sono allargate tanto da permettere l'ingresso di nuovo diaspro. E poi in tutti questi che abbiamo visto in questo capitolo, diaspori chimici bracciati, tronchi fossili e parecchi numerosi diaspori abissali che hanno strutture molto simili. Ecco, quindi qui entriamo già in un mondo in cui abbiamo visto che il diaspro può essere riassorbito, le condizioni possono essere instabili, di stabilità, per cui siamo al bordo, al limite della deposizione del calcedonio, si crea tutto un gruppo di materiali con caratteri un po' misti. Questo, per esempio, è quello che resta di un tronco fossile che è stato alterato da questi processi. Ci sono porzioni chiaramente di diaspro, ci sono porzioni di materiale che sembra muschi, c'è infiltrazione di calcedonio e c'è una superficie libera che è quella tipica dei diaspori chimici. E questo erano dei tronchi fossili, cioè perlomeno quello che resta di un tronco fossile. Quindi quello che probabilmente era un bellissimo tronco silicizzato è stato poi frammentato, riassorbito, variamente rimodellato fino a produrre un riempimento parziale di una cavità che chiamano wood replacement, cioè riempimento di una cavità di un legno. Questi sono mezzi noduli di legno con superficie libera dove i tronchi sono riempiti solo per metà, da questo materiale che ormai non ha niente a che vedere con il legno. Questo tipo di materiale è abbastanza comune e dà molti problemi di interpretazione perché non è facile capire che questo era un tronco fossile. Questo è un altro campione, sempre del Marston Ranch. Vediamo anche qui che certe zone vengono chiamate diaspro agate. C'è del diaspro sul fondo, frammenti di diaspro residui. Questo è un altro materiale del Mojave, vediamo che in certi noduli c'è una interessante stratificazione di diaspro, però in altri è tutto frammentato. Questo è il diaspro Belvade dell'Oregon, anche qui c'è un'alternanza di materiali più o meno dall'aspetto di asprigno, all'aspetto muschioso, con frammentazione di questi straterelli, sono molto difficili da capire. Addirittura materiali come questo, chiamata agata confetti, vediamo che ci sono dei piccoli clastini di un materiale che ha tutta l'aria di essere muschioso e potrebbe benissimo essere quello che resta di un materiale brecciato. Ecco, questo è un materiale molto simile del Madagascar. E anche questo viene chiamato confetti, ma le strutture interne sono abbastanza criptiche e probabilmente è quello che resta di un diaspro bracciato.